nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la mia mano materna, guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà perché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Libro di Cielo, volume 19, 22 agosto 1926. Com'è dura la privazione del mio dolce Gesù? Si sente la vera morte dell'anima e succede come al corpo quando parte l'anima, che mentre possiede le stesse membra, esse sono svuotate della vita, sono inerti, senza moto e non hanno più valore. Così mi sembra la mia piccola anima senza Gesù. Possiede le stesse facoltà ma svuotate di vita. Partito Gesù è finita la vita, il moto, il calore. Perciò la pena è straziante, indescrivibile ed imparagonabile a qualunque altra pena. Ah, la Mamma Celeste non soffrì questa pena perché la sua santità la rendeva inseparabile da Gesù e perciò non restò mai priva di lui. Figlia mia, tu ti sbagli.
La privazione di me non è separazione, ma dolore. E tu hai ragione col dire che è più che mortale. E questo dolore ha virtù non di separare, ma di congiungere con legami più forti l'unione inseparabile con me. E poi non è vero che la sovrana regina non restò mai priva di me. Inseparabile mai, ma priva sì. Né ciò pregiudicava l'altezza della sua santità, anzi la accresceva. Quante volte la lasciai nello stato di pura fede? Perché dovendo essere la regina dei dolori e la madre di tutti i viventi, non poteva mancarle il fregio più bello, la gemma più fulgida che le dava la caratteristica di regina dei martiri e madre sovrana di tutti i dolori. Questa pena di essere lasciata nella pura fede la preparò a ricevere il deposito delle mie dottrine, il tesoro dei sacramenti e tutti i beni della mia redenzione, perché la mia privazione, essendo la pena più grande, mette l'anima in condizione di meritare di essere la depositaria dei doni più grandi del suo creatore, delle conoscenze più alte e dei suoi segreti. Quante volte non l'ho fatto per te? Dopo una mia privazione, ti ho manifestato le conoscenze più alte sulla mia volontà. E con ciò venivo a renderti depositaria non solo delle sue conoscenze, ma della stessa mia volontà. E poi, la sovrana regina come madre doveva possedere tutti gli stati d'animo, quindi anche lo stato di pura fede, per poter dare ai suoi figli quella fede irremovibile che fa mettere il sangue e la vita per difendere ed attestare la fede. Se non lo possedeva questo dono della fede, come lo poteva dare ai suoi figli? Chi deve essere capo conviene che soffra, che lavori e che faccia lui da solo tutto ciò che gli altri faranno tutti insieme. Ciò feci io perché capo della redenzione, posso dire che feci tutto per amore di tutti, per dar loro vita e mettere tutti in salvo. Come pure la Vergine Immacolata, perché madre regina di tutti, quanto non soffrì. Quanto non amò ed operò per tutte le creature. Nessuno può dire che ci ha raggiunto, tanto nel patire quanto nell'amare. Al più ci somigliano in parte, ma raggiungerci nessuno. Ma con l'essere stato a capo di tutti, tanto io quanto la sovrana regina, racchiudevamo tutte le grazie e tutti i beni. La forza stava in nostro potere, il dominio era nostro. Cielo e terra obbedivano ai nostri cenni e tremavano innanzi alla nostra potenza e santità. I redenti hanno preso le nostre briciole e hanno mangiato i nostri frutti, si sono sanati con i nostri rimedi, si sono rinvigoriti con i nostri esempi, hanno imparato le nostre lezioni, sono risuscitati a costo della nostra vita e sono stati glorificati. È stato in virtù della nostra gloria, ma il potere è sempre nostro, la sorgente viva di tutti i beni scaturisce sempre da noi. Tanto è vero che se i redenti si allontanano da noi, perdono tutti i beni. E ritornano malati e poveri più di prima. Ecco che significa essere capo. È vero che si soffre molto, si lavora assai, si deve preparare il bene a tutti. Ma tutto ciò che si possiede oltrepassa tutto e tutti. C'è tale distanza tra chi è capo di una missione e chi deve essere membro, da potersi paragonare il capo al sole. Il membro alla piccola luce. Sempre libro 19, capitolo 13, settembre 1926. Ciò successe nella redenzione. Se la nostra giustizia non avesse trovato le preghiere, i sospiri, le lacrime, le penitenze dei patriarchi, dei profeti e di tutti i buoni dell'Antico Testamento. E poi una Vergine Regina che possedeva integra la nostra volontà, che prese tutto a petto con tante preghiere insistenti, prendendo lei tutto il compito della soddisfazione di tutto il genere umano, mai la nostra giustizia avrebbe ceduto alla discesa del sospirato Redentore in mezzo alle creature. Essa sarebbe stata inesorabile. E avrebbe detto un no preciso alla mia venuta sulla terra.
Bene, oggi contempliamo la Madonna in uno stato che la rende da un lato simile a noi e nella somiglianza però, come Gesù ci ha detto, altamente superiore. Noi prenderemo spunto, ecco, da quello che Gesù ci dice. Quindi tanti stati di privazione che la Madonna ha vissuta, unitamente ai tanti stati di pura fede. E questo è doppiamente istruttivo per noi, sia per comprendere le motivazioni, per quanto possibili, per cui Gesù a volte opera con noi, quindi lasciandoci apparentemente desolati, privi di conforto e della sua consolazione sensibile, sia anche il valore importantissimo del vivere nella pura fede. Quindi, partendo da quello che Gesù dice, adesso dobbiamo andare a vedere, per quanto ne sappiamo dalla rivelazione, i momenti in cui queste circostanze si sono attuate nella vita della Madonna, perché ne abbiamo alcune che conosciamo con assoluta certezza. Pensiamo, per esempio, alle privazioni. Per esempio, la Madonna è stata privata di Gesù in maniera assolutamente violentissima e dolorosissima nell'episodio che contempliamo nel quinto mistero gaudioso del Rosario, lo smarrimento di Gesù nel Tempio. È evidentissimo dal racconto del Vangelo, non c'è bisogno di attingere ad altre fonti, che la Madonna per 3 giorni ha cercato Gesù non sapendo dove stava e non sapeva prima che sarebbe successo questo episodio. E ha vissuto tutto quanto questo immenso dolore che si è placato solo quando ha ritrovato Gesù. Tanto è vero che le scappò questo grido materno che poi Gesù eleva e rettifica con la sua risposta, no? Figlio, perché ci hai fatto così? Tuo padre e Dio angosciati ti cercavamo. Quindi, e Gesù rispose appunto perché mi cercavate, non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio. Questa è certissima, documentata dal Vangelo, quindi nessuno può negare che c'è stato questo episodio. Ce ne sono altre due che sono indirettamente documentate dai Vangeli, no? A un certo punto Gesù è partito per la vita pubblica. Ha salutato la madre, la tradizione ci dice che tra l'altro la Madonna restò sola in casa perché secondo una tradizione unanime, pluriattestata, San Giuseppe è morto prima della partenza di Gesù per la vita pubblica. No? Sappiamo che è il patrono della buona morte, appunto perché ebbe la grazia, il privilegio, la buona sorte, beato lui, di morire appunto accompagnato tra le braccia di Gesù e di Maria. La morte più bella di San Giuseppe penso che non l'abbia fatto nessuno, insomma, in tutta la storia dell'umanità. No? E però Gesù è uscito di casa per la vita pubblica, punto. E i Vangeli tra l'altro non ci dicono nulla circa la presenza eventuale di Maria a qualche eventuale momento di vita pubblica, però possiamo certamente arguire qualcosa dal Vangelo, per esempio gli episodi in cui i cosiddetti brani antimariani, quando gli vanno a dire guarda che sono tua madre e i tuoi fratelli che ti cercano, no? Quindi possiamo immaginare certamente qualche momento della vita pubblica in cui la Madonna ha raggiunto Gesù, ma sicuramente ci sono state una separazione e delle separazioni, delle privazioni, d'accordo? Privazioni, meglio dire, che non sono separazioni, quindi dei momenti in cui la presenza sensibile di Gesù stava sottratta alla Madonna, questo è certo. Poi c'è la terza, ce la ricordano le ore della Passione e ce la ricorda anche il dato che sicuramente la Madonna non era presente all'ultima cena, all'ultima cena, all'ultima cena c'erano soltanto gli apostoli. La presenza esclusiva degli apostoli all'ultima cena è uno, non l'unico, degli elementi che fanno comprendere come Gesù abbia riservato l'ordine sacro soltanto agli uomini. La Madonna non c'era nel cenacolo. Quindi Gesù, fate questo in memoria di me, lo ha detto soltanto ai 12 apostoli. Quindi questo è uno dei. Con la Madonna sappiamo indirettamente dai Vangeli che non c'era nel cenacolo e sappiamo dalle ore della Passione che c'è stato quel commiato dolorosissimo
Cominciano proprio così le ore della passione, quelle scene strazianti di quando Gesù, ormai alle soglie della passione, si separa, si priva quindi della madre e si danno reciprocamente la benedizione. Poi c'è stata la separazione della morte di Gesù, della sepoltura di Gesù. E anche qui la tradizione, a proposito di fede, unanime, ci ricorda che solo la Madonna ha conservato la fede nella risurrezione, cioè per lei l'attesa di Gesù risorto è stato un esercizio eroico della fede, anche per lei, perché in quel momento anche lei sentiva quello stato, come dire, di interiore abbandono che Gesù viveva sulla croce. E che la obbligava a camminare alla luce della pura fede, quindi fondata anche lei, come avrebbero dovuto esserlo tutti, ma vacillarono tutti sulla promessa di Gesù che sarebbe risorto. Risurrezione che lei ha accelerato con le sue preghiere, con i suoi desideri, ma è vissuta nello stato di pura fede, e ignorando anche, no? L'ora in cui Gesù sarebbe risorto, non il fatto che sarebbe risorto perché ci ha sempre creduto, ma allora sì, non è finito ancora. Abbiamo la separazione dell'ascensione. Gesù è salito al cielo, ha lasciato la Madonna, ci dice il Vangelo di San Giovanni, in compagnia di San Giovanni. Anche qui ci sono degli elementi anche storici che fanno pensare che veramente la Madonna è vissuta con San Giovanni, non solo le tradizioni sulla casa di Efeso, che poi sono, come dire, non del tutto certe, ma il fatto, questo è attestato dalla storiografia, che non abbiamo notizie dell'attività apostolica di Giovanni prima di un certo periodo. Quindi è un periodo abbastanza congruo rispetto alla morte di Gesù, circa 20-25 anni. È evidente che poi l'attività di San Giovanni è pluriattestata, ce lo dimostrano anche le tre lettere, insomma, cattoliche attribuite a San Giovanni nel libro dell'Apocalisse. Sappiamo anche che San Giovanni è morto centenario, quindi ha vissuto una vita lunghissima, no? A differenza degli altri apostoli, quasi come se Gesù volesse, come dire, fargli recuperare il tempo che non aveva potuto impiegare prima all'evangelizzazione, perché appunto custode della Madonna. Anche qui è chiaro che non possiamo pensare che la Santissima Trinità, insomma, non si facesse manifestare, non si manifestasse in qualche modo la Madonna, però la presenza sensibile di Gesù ne era priva, quantomeno ne era priva con le stesse forme e continuità che c'erano fino a quando Gesù viveva a Nazareth e la vita nascosta, quindi questo è indubbio. Ecco, quindi è sbagliato pensare che la Madonna non abbia ricevuto e non abbia vissuto queste privazioni, perché Gesù spiega che doveva avere la perfezione, come tutti coloro che si trovano in una situazione di superiorità, quindi che devono avere non solo per sé, ma anche che gliene avanzi per gli altri, devono quindi vivere da un punto di vista di pratica delle virtù tutte le situazioni. Ecco, cioè, se Luisa, lo sappiamo dagli scritti, smaniava in quel modo terrificante, anche nel prologo di questo primo capitoletto lo vediamo, quando Gesù non c'era, sentendone la lacerazione e i dolori impressionanti, immaginiamo cosa potesse vivere il cuore di Maria Santissima quando viveva le privazioni di Gesù, e le ha vissute però. Ecco, i Vangeli ci danno un attestato chiarissimo nel quinto mistero gaudioso, che è anche nella corona della dolorata, vedete, considerando soltanto l'aspetto dello smarrimento di Gesù, costituisce il terzo dolore di Maria, no? Quindi abbiamo anche poi il dolore ultimo, che è la sepoltura, quindi abbiamo delle chiare attestazioni di questo. Questa è la prima cosa. La seconda cosa dobbiamo considerare che privazione non significa separazione. E questo non pregiudica all'altezza della santità della Madonna né alla nostra, quando nostro Signore
si nasconde anche a livello, come dire, di grazia ordinaria, ma la accresce a condizione che noi viviamo la separazione, o meglio la privazione, come vissuta dalla Madonna. Come la vive la Madonna? Offrendo questa sofferenza, quindi unita al Fiat, e pregando il Signore che tornasse presto, sempre unita al Fiat. Il capitolo successivo, prima di passare a uno sguardo sulla fede di Maria, ci dice che, visto una sorta di privazione preventiva, perché la Madonna, illuminata dallo Spirito Santo, ebbe ardentissimo desiderio, fin dal suo concepimento, che il Messia venisse sulla terra. E anche qui lei ignorava che era l'eletta ad essere la madre di Dio, non lo sapeva. Quindi anche questa è una cosa che ha vissuto nello stato di pura fede. Lei implorava notte e giorno con tante preghiere insistenti, prendendo anche il compito di soddisfare per tutto il genere umano, perché il Signore scendesse, perché il Messia venisse, ma non sapeva di essere lei l'eletta. Quindi anche questa è una conoscenza. Adesso possiamo considerare questo, che il Signore gli ha volutamente occultato. Gli ha volutamente occultato perché potesse praticare la fede. Vediamone altre. Allora, questa la Madonna non lo sapeva, non sapeva che avrebbe ricevuto l'annunciazione. La Madonna non sapeva come il Signore l'avrebbe difesa e avrebbe difeso la sua onorabilità, per esempio, dopo l'Immacolato Concepimento di Gesù, dopo l'Annunciazione. Non sarebbe andato un angelo in sogno a San Giuseppe, come ci ricorda il Vangelo di San Matteo, se la Madonna avesse parlato con San Giuseppe, perché San Giuseppe ci avrebbe certamente creduto a quello che la Madonna gli diceva. Quindi lei non sapeva come e quando sarebbe intervenuto. Sappiamo dai Vangeli che dopo l'Annunciazione rimase circa 3 mesi a casa di Zaccaria e di Santa Elisabetta, ce lo dice il Vangelo di San Luca. Ecco, chi ce l'ha accompagnata? Perché la casa di Zaccaria, secondo la tradizione, si trova in Giudea, molto vicino a Gerusalemme. Chi ce l'ha accompagnata da Nazareth fino all'assù? È chiaro che ce l'ha accompagnata San Giuseppe, la Madonna non aveva più nessuno. E chi l'è andata a riprendere lì? Quasi certamente San Giuseppe. E immaginiamo San Giuseppe che trova Maria dopo 3 mesi, quindi in uno stato che comincia, come dire, in qualche modo a manifestare e a tradire, diciamo così, il suo stato interessante. Immaginiamoci la scena, no? La Madonna cerca di dare un'occhiata, vede che San Giuseppe non fa gesti di adorazione, non fa gesti di lode, insomma, a lei, quindi capisce, ecco la fede anche di Maria, no? L'ignoranza di tante cose, è che qui ancora nessuno gli aveva detto niente. Immaginiamo la sofferenza, no? Quando sarebbe andato l'angelo in sogno, questo non lo sappiamo neanche noi, a San Giuseppe, presumibilmente un po' dopo, ecco. Quindi la Divina Volontà ha chiesto a entrambi questa sofferenza terrificante di trovarsi dinanzi ad un fatto unico, cioè San Giuseppe, per quanto santo era, non poteva arrivare da solo a una spiegazione del genere. Immaginate, insomma, no? Anche la Madonna come si poteva sentire. Immaginiamo. Non sapeva. Dopo che, ecco, San Giuseppe ha ricevuto il sogno, certamente avranno parlato e poi si sono accordati per lo sposalizio, insomma, imminente, eccetera, no? Non sapeva la Madonna, questo lo possiamo arguire anche questo con sufficiente certezza, le circostanze concrete della nascita di Gesù, che furono mosse da Dio in maniera, come dire, indipendente dai desideri di Giuseppe e di Maria, perché ci fu il decreto di Cesare Augusto. Né la Madonna sapeva quello che sarebbe successo a Betlemme, né sapeva quanto tempo sarebbe rimasta fuori di Nazareth. Sapeva nulla. E camminava nella fede, vedendo mano a mano le cose che gli apriva la divina volontà.
Non sapeva che sarebbero andati re magi ad adorare Gesù, li ha accolti certamente con stupore, e non sapeva che partendo per Betlemme non sarebbe tornato a Nazareth se non molti anni dopo, perché poi c'è stata la strage degli innocenti, e cosa che non sapeva, e cosa che ha saputo da San Giuseppe, perché San Giuseppe ha parlato in sogno un'altra volta, l'angelo ha parlato un'altra volta in sogno a San Giuseppe dicendogli di fuggire. Arrivati in Egitto, la tradizione, se non ricordo male, dice che soggiornarono a Matarea. Quanto tempo si rimane in Egitto? Non lo sapeva. Perché ancora qui il Vangelo ci dice che a un certo punto l'angelo apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: tornate nel vostro paese perché è morto colui che inside il bambino. Ma di nuovo è andato l'angelo da San Giuseppe. Quindi la Madonna non sapeva quando sarebbe stata l'ora di tornare, immaginiamo, no? Quindi tutta la fede, dice, quanto tempo staremo qui? Cioè come, dove, che facciamo, che mangiamo, che non mangiamo, troverà lavoro San Giuseppe, cioè sono cose molto molto concrete queste qui, no? Ecco, la Madonna sapeva che Gesù avrebbe dovuto soffrire, questo lo sapeva con certezza perché conosceva bene la scrittura, su questo non possiamo dubitare, ma quando sarebbe arrivata quest'ora tremenda? Lo sapeva la Madonna? Secondo me no, questo non ci dicono niente i Vangeli, ma sapeva che avrebbe dovuto soffrire e morire, ma quando non lo sapeva. Quindi immaginiamo insomma questa divina creatura che vive, Gesù parte per la vita pubblica e comincia a pensare, da un giorno all'altro Maria ha qualche notizia e questo ha fatto una brutta fine, ma non sapeva quando le sarebbe arrivata. Sapeva la Madonna quando sarebbe stata assunta in cielo? Io non credo assolutamente. Probabilmente è possibile, tanti santi hanno vissuto che nell'imminenza di questo evento la divina volontà, la grazia gliel'abbiano fatto intuire, comprendere. Gesù scende al cielo. Quanto tempo ancora io starò sulla terra prima di poterlo riabbracciare in questa forma sensibile? Io non credo che la Madonna lo sapesse. Non abbiamo nessun motivo di pensare a una cosa di questo genere, no? Ecco, quindi dobbiamo comprendere la Madonna come era una creatura che viveva una vita interiormente assolutamente straordinaria in comunicazione con l'Altissimo. Però, credo ce lo disse già San Giovanni Paolo II, lei ha compiuto il pellegrinaggio della fede e nello stato di pura fede, intanto, altro che d'accordo, quindi la fede che ha avuto la Madonna è assolutamente superiore a quella che avrà qualunque altro credente ed è, come dire, esempio, norma e fonte anche della nostra fede, no? C'è una messa in onore della Madonna che si chiama Maria, sostegno e difesa della nostra fede, non solo perché la Madonna interviene attivamente a preservare la Chiesa e i nostri cuori dagli errori, dalle eresie e dalle contaminazioni della fede, oppure ci sostiene nei momenti in cui la fede vacilla. No, ma anche perché lei questa cosa l'ha vissuta e l'ha vissuta in certi momenti in grado assolutamente eroico, proprio nello stato di pura fede. Ripeto, uno degli esempi più lampanti sono il duplice smarrimento di Gesù, quello dovuto al Tempio di Gerusalemme e quello dovuto alla sepoltura di Gesù. Ecco, e vivere questi stati di pura fede non hanno diminuito la sua, come dire, comunione con Gesù e l'inseparabilità da lui, ma l'hanno rafforzata. Ed ecco che qui arriviamo anche alla spiegazione di Gesù, no? Quindi quando, e possiamo concludere, abbiamo la presenza sensibile di Gesù, Luisa e la Madonna l'avevano anche in maniera straordinaria, ma questo non è molto importante. Certamente questo ci fa bene perché accresce il nostro amore, accresce la vita della grazia, eccetera, ma quando non lo sentiamo, tutto sta a vivere bene questo, perché non è un separarci da lui, non siamo stati abbandonati, ma abbiamo l'occasione di vivere un'esperienza di fede, di abbandono. È così, va bene, lo accetto, e certamente Gesù tornerà, si rifarà sentire e nel frattempo io vivo
in questo stato assai meritorio di pura fede. Ecco, questo la Madonna l'ha vissuto in altissimo grado, quindi ecco perché, come del resto Gesù, la Madonna è anche il nostro modello perfettissimo di come si vive la vita cristiana, perché lei anche in questo, sapete che gli autori discutono se Gesù potesse avere la fede, ma la maggioranza chiaramente risponde di no, oppure non la potesse avere, insomma, capite? Figlio di Dio è un po' difficile che possa avere, però la Madonna, appunto capostipite della nuova creazione, la nuova Eva, ce l'ha avuta e come? E posso concludere, no, che con un episodio tratto dagli scritti di Maria da Greta, no? La mistica città di Dio, questa certamente è una rivelazione privata, però c'è un passo bellissimo dove, durante l'episodio dello smarrimento di Gesù nel Tempio, la Madonna vedeva visibilmente spesso i suoi angeli custodi, e durante l'episodio dello smarrimento al Tempio li vede. Ma capite, la Madonna era sufficientemente intelligente per comprendere che gli angeli custodi sapevano dove stava Gesù. Ma lei li vedeva, ma vedeva che questi angeli non le dicevano nulla. Non le dicevano: guarda, Gesù sta qui, vallo a cercare là. E qui veramente si vede proprio la grandezza. Lei non gliel'ha chiesto, perché ha capito, se non me lo dicono, è perché la divina volontà ha detto loro di non dirmelo. Quindi è perché Dio vuole che io non lo sappia, e perché vuole che io viva questo dolore fino a quando lui vorrà. Ecco la vita di straordinaria fede e abbandono che ha vissuto anche e soprattutto, oseremmo dire, la nostra Regina del Cielo. Anche questo per la sua gloria e anche questo per il nostro bene, conservando e esercitando per tutti in grado eroico quella fede che sappiamo essere il principio della nostra salvezza e senza la quale nessuno mai vedrà Dio. Con l'aiuto dello Spirito Santo, Santa Vergine Divina Maria, abbiamo fatto un viaggio avvincente, ecco, nei tuoi itinerari di fede, nelle tue privazioni sensibili da Gesù, in questi due orizzonti fondamentali del tuo cammino terreno, ecco, che ci danno tanta consolazione, tanta forza e anche delle chiavi formidabili di lettura di alcuni eventi che sono dolorosi, senz'altro, ma altamente formativi. E rendici partecipi della tua stessa fede e della tua stessa capacità, ecco, di vivere con frutti i momenti in cui il Signore ci toglie la percezione della sua presenza e sensibile. Protegge e difendi sempre la nostra fede, aiutaci ad accrescerla e a viverla in grado anche eroico, se il Signore questo vorrà, come l'hai vissuta tu, e di non perderla mai, qualunque sia la prova a cui il Signore intenderà, se vuole, sottoporre la nostra fede. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.